Fratelli e sorelle, ciao a tutti, bentrovati, buona domenica, benvenuti nel mio nuovo pronostico con PES 2020 Juventus-Lazio. È il big match, è il match clou della giornata numero 34 della Serie A Team, kick-off all'Allianz Stadium lunedì sera alle ore 21:45 e in quella che di fatto è la partita dello snodo cruciale del campionato della Juventus, nella quale di fatto ci giochiamo una fetta importantissima, se non decisiva, addirittura dello scudetto. Soltanto una parola per presentarvi questo Juventus-Lazio. Vittoria, davvero, davvero contro la Lazio dopo tre partite consecutive senza vincere. Con la Lazio, contro la Lazio, vincere è veramente l'unica cosa che conta. Altro non mi resta dirvi se non fino alla fine, vamos Juve e buon divertimento. Eccoci qua ragazzi, è tutto pronto. Abbiamo fatto le formazioni acclarate alla vigilia. Allora, come c'è Franci? Saluta. C'è anche Ale, saluta. Esatto. Allora, come sempre ragazzi, voi mi dovete dare il 3, 2, 1, via. Dai, su. Dai. Fratelli e sorelle, quindi bentornati all'Allianz Stadium, bentornati nella nostra casa Juventus Lazio, giornata numero 34 della Serie A Team, il big match, il match clou, il match che può valere lo scudetto. Adesso andiamo a vedere le formazioni delle due compagini che battaglieranno in un Allianz Stadium, ahimè, ahimè, vuoto, non come lo vedete qui nel pronostico PES. Attenzione, allora la Juventus con adesso andiamo a vedere le formazioni. Dicevo, attenzione perché ci potrebbe essere una variazione di formazione importante, ma per ora li ho messi così. In porta Szczęsny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alexandro, Bentancur, Pjanic, Rabiot, Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Dicevo, attenzione perché potrebbe giocare Cuadrado sulla linea offensiva, Danilo terzino destro e avere quindi Sarri. Due cambi nel secondo tempo, la Lazio con Strakosha, Bastos, Acerbi, Luis Felipe, Lazzari, Milinkovic-Savic, Parola, Luis Alberto, Johnny, Caicedo, Ciro Immobile, dicevo Cuadrado che potrebbe giocare in attacco e Danilo sulla linea difensiva terzino destro, così Sarri avrebbe nel secondo tempo Douglas Costa e Higuain da buttare nella mischia. Ale, dai, partiamo, è iniziato il nuovo pronostico PES 2020 by il vostro postman, sperando che non laghi più di tanto perché sto giocando sulla televisione vecchia, in quanto quella nuova ce l'ho in assistenza, quindi speriamo che la qualità grafica sia abbastanza ottimale. Adesso attenzione, subito Ronaldo. Ronaldo che converge, non riesce il tiro perché viene, secondo me sì, ma figurate se c'è fischia fallo a noi, Ale, come ci pensi? Intanto Lazzari riparte la Lazio per la prima sortita offensiva. Bastos, il tocco per Paloro. Parolo, il pressing della Hoja, la palla in profondità, qui c'è la palla che finisce fuori, è per noi, perfetto. Pensavo che Alexandro avesse fatto la scazzata. Intanto Don Rodrigo Bentancur, il tocco a cercare Cuadradone. No, sì, però l'ha servito il pallone poi a mettere in movimento Douglas. Ottimo il lavoro da parte di Douglas. Oh, attenzione qui, la palla dentro, converge. Attenzione, Dybala! La Hoja! El 10! 7 minuti di Dybala Mask, subito Juventus, cari ragazzi, subito di Dybala Mask, lo andiamo a rivedere. Lo andiamo a rivedere qui, Dybala che riesce a resistere al pressing, poi sinistro, imparabile per Strakosha. 1-0 Juve. Ecco qua il tocco di Pjanic, Dybala che l'ho messo, come potete vedere, con lo scarpino bianco, con lo scarpino nuovo, con il nuovo Copa della Adidas. Dybala Mask, 1-0 Juve. Dimmi. Eh? A Bentancur, a Bentancur.
Il tocco, Luis Felipe, riparte la Lazio, subito Juventus ragazzi, molto bene, speriamo di rivedere finalmente una Juve degna di tale nome, una Juve che aggredisce, asfalta l'avversario, perché questa partita non si deve assolutamente sbagliare, pallonata clamorosa qui, poi attenzione Caicedo, il tiro, Szczęsny, cosa ha fischiato in area, no, fallo su Milinkovic. Sì, fallo su Savic. Porco Diaz. Questa è per attenzione, Luis Alberto va al tiro. Porca miseria, Szczęsny, che parata. Malaggato proprio lì, malaggato. Rivediamo. Mamma mia, che cosa va a prendere Szczęsny. Speriamo che si veda bene poi dopo la registrazione. Tu sei Szczęsny che qui fa una parata pazzesca, calcio d'angolo per la Lazio, è pronto Luis Alberto, la mette indietro, il tocco verso Gioni, il pressing da parte di Quadradone, dai Quadradone, bello Quadradone che fa ripartire l'azione, no, per Diaz, e poi attenzione Parolo, il tocco a cercare Milinkovic, Savic, e poi adesso la Lazio che si è presa decisamente il campo, la chiusura ottima di Quadradone, poi mette in movimento Cristiano vede la partenza da parte di Dybala che qui punizione Acerbi arriva in maniera troppo veemente su Dybala, il 33 della Lazio, calcio di punizione per noi, rivediamo, non l'ha ammonito, cosa dici, non l'ha ammonito, calcio di punizione per noi, è pronto Pjanic alla battuta, la giochiamo vicino e andiamo di giro palla, Pjanic, il tocco per Rabiot, il pallone a cercare Quadradone, vede la partenza ottima da parte di Douglas, attenzione Douglas che viene spostato, Douglas che converge, Douglas il sinistro, stracoscia, camiseria, Douglas che ha provato a diventare The Flash. Il tocco poi a cercare Lazzari, il pallone verso Bastos. No. Lui è soprannominato The Flash, Douglas, perché è veloce, capito? Come il supereroe della DC Comics. Attenzione, qui il pressing. Bravo, Don Rodrigo Bentancur. Attenzione, Douglas, la palla dentro a cercare. Attenzione, Dybala, vai all'interno che gliela giuli. Porco Dinci. E poi Parolo, attenzione. Porco Diaz, esatto. Il tocco per Milinkovic, Savic. Pallone laterale a cercare Lazzari, la palla. Il cambio di gioco solito della Lazio che mi manda su tutti i cosi, poi attenzione, non so quello che devo dire, Luis Alberto che porta questo pallone, il pressing da parte di Don Rodrigo Bentancur, quindi Pjanic cerca di mettere in movimento Douglas ma non riesce, Luis Alberto, il pallone per Parolo, la stecca di Bentancur e calcio di punizione per la Lazio. Ecco che ce lo ammonisce, sta bene, eh? No, l'arbitro, che è? Un arbitro nipponico, ma quando si è visto mai nel campionato italiano un arbitro giapponese o cinese o quel che l'è? Insomma, con gli occhi a mandorla, ecco qua la stecca da parte di Don Rodrigo Bentancur che poi cerca di spiegare le sue ragioni al direttore di gara, ma il fallo c'è stato, è calcio di punizione per la Lazio, è pronto ancora Luis Alberto, quando siamo al minuto 22 la sta decidendo Paulino Dybala, attenzione qui Gioni, il pressing da parte di Pjanic, Gioni, il tiro! Szczęsny, mamma mia ragazzi. Ripartiamo da Don Rodrigo Bentancur, il tocco per Quadradone, dov'è Douglas? Quadradone mette in movimento Douglas Costa vede l'inserimento dentro da parte di Bentancur, attenzione Bentancur converge in area di rigore! Poi, porca... Ma guarda tu, attenzione perché c'è Douglas, il tocco indietro per Rabiot, sinistro, anzi ribattuto, può ripartire la Lazio, c'è il pressing da parte di Alex ed anche di Sandro, allora Lazzari, il tocco per Milinkovic, dimmi. Attenzione, sì, la palla messa qui laterale, Gioni, colpo di testa indietro, Quadradone, grande anticipo, poi mette in movimento Douglas, che mi ha sbagliato il tocco, in profondità, qui va in profondità Lazio, attacco vivissimo, è arrivato anche il mitico Franciscus, mentre soffro, Franciscus, io soffro, attenzione, qui Gioni la mette dentro, Immobile, Szczęsny. Sì, ha segnato Dybala, ha segnato un grande gol Dybala.
Riparte qua e qua è Szczęsny, ci ha fatto un paratone prima, sì. Attenzione ancora Douglas Costa, la mette dentro per Bentancur, l'inserimento da parte di Bentancur, che poi tenta il destro quando la dovevo passare. Sì, come sempre, rivediamo, bell'inserimento da parte di Don Rodrigo, che poi qui tenta il tiro. Ma porca miseria, la dovevo toccare dentro, cazzarola. 32, il possesso palla leggermente a favore della Lazio, la palla qui in profondità, il colpo di testa ottimo da parte di Alessandro, ma la recuperano sempre loro la seconda palla, ma perché? Ottimo qui il lavoro da parte di Pjanic, ma la recupera, poi va in pressing da Rodrigo Bentancur, attenzione perché qui c'è fuori gioco da parte di Caicedo. Ferma, tutto fermo, eccolo qua, ripartiamo, oh venite qua dai, non mi abbandonate figliuoli, perché ho bisogno del vostro supporto. Esatto, va Szczęsny, la palla in profondità, il colpo di testa da parte di Cristiano, allora Bentancur che viene anticipato, attenzione il tocco in profondità, De Ligt, Matthijs, molto bene, Szczęsny il tocco a cercare, poi il pallone ancora indietro, attenzione Alessandro, Alessandro cerca Ronaldo, Ronaldo qui che converge, Ronaldo che porta il pallone, Ronaldo che vuole diventare verde, attenzione la palla scodellata dentro per Dybala, perché ha fatto sta roba qua Rabiot quando c'aveva una linea di passaggio molto più facile, ha fatto una scucchiaiata dentro che non c'aveva senso, cioè bastava che me la passava da sotterra, cazzarola per dirci sbreccolo Johnny, il tocco Luis Alberto, la sventagliata dall'altra parte a cercare Lazzari, cambio di gioco consueto, classico, ancora un altro del 3-5-2 con i due quinti che vengono cercati nell'azione qui, Bentancur, allora attenzione perché possiamo ripartire con Douglas, no, dritto per dritto, quello non bisogna farlo mai, la palla dentro Caicedo, Caicedo, meno male che l'allarga, allora Johnny, Johnny recupero palla, difficilissimo, attenzione qui, ottimo, bravo, quadradone, poi può partire Douglas, attenzione The Flash che può diventare The Flash, il tocco dentro, attenzione Dybala che cerca dall'altra parte Cristiano, Cristiano! E stai qui! Sì! 2-0 Juve, che gol ragazzi, che ripartenza, rivediamolo qui Ronaldo, gol classico di Ronaldo, 2-0 Juve. Oh, adesso sì, adesso ci piace, adesso ci divertiamo. 2-0, Dybala Ronaldo, sempre il Dybaldo, non me menà però Dudu, pugnetto, ecco, testata, dai. Aia. Dai, attenzione. Acerbi, il tocco a cercare, bravo qui Matthijs, tocco indietro, calma, calma ragazzi, calma. Calma Tech. Il tocco a cercare Bonucci. Primo tempo, lo so, speriamo che non si vede il lag quando c'è la... quando faccio il montaggio. Bonucci, De Ligt, giro palla fino alla fine. Così, così, finisce il primo tempo, Juventus 2, Lazio 0, ottavo Dybala, 44esimo Ronaldo. Vediamo i numeri, aspetta del primo tempo Ale, dai, vediamo i numeri. Eccoli qua, possesso palla, 54 Lazio, 46 Juve, vai con i tiri. 4 tiri. Quindi partita equilibrata, ma 2-0 per noi. Secondo tempo subito. Allora andiamo con il secondo tempo. Per adesso non cambiamo niente, andiamo così. La sta decidendo il Dybaldo. Dybala all'ottavo. Ronaldo al 44esimo. Sì, attenzione Johnny, ottimo quadradone qui che poi viene pressato, cos'è? Calcio d'angolo, rimessa dal fondo, calcio d'angolo per la Lazio, pericolo, attenzione, è pronto Luis Alberto, la scodella in area, Alessandro bravo, poi non riesce ad intervenire, il tiro Szczęsny, il tiro di Johnny e Szczęsny vola alla sua destra e la mette in calcio d'angolo, vai un po' più là Franci, grazie, ecco qua, rivediamo il sinistro di Johnny e Szczęsny.
Grande parata di Szczęsny, sì, che poi esulta, esulta lui a sto giro, come ha fatto Stracoscia. Vabbè, Szczęsny che sarebbe Alex, Alex qui, il mio Alex. Attenzione, è pronto Luis Alberto, calcio d'angolo per la Lazio che sta premendo ora in questi primi minuti. Attenzione perché qui possiamo ripartire col Douglas che lo brucia. Parte poi Bentancur, il tocco dentro a cercare Dybala. Dybala che andava all'interno. Oh, dimmi. Esatto, attenzione, Cuadradone, così chiudiamo la partita. Cuadradone, il tocco a cercare Don Rodrigo Bentancur. Bentancur c'è vicino a lui, attenzione Douglas. Ma perché non è partito? Attenzione qua, Cuadradone, la sventaglia in area di rigore. Ronaldo si alza altissimo, dimmi. Ci starebbe, comunque è una Lazio che ci sta mettendo in grande difficoltà, ma sono anche le difficoltà contingenti di non giocare, attenzione Immobile, di non giocare con un televisore degno di nota, ahimè, speriamo che ritorni presto la mia adorata TV, porco Diaz, il mio adorato 42 pollici che chiaramente supporta meglio la grafica che necessita la PS4, qui intanto Immobile si dispera, calcio d'angolo per la Lazio. Lo vanno a battere con Luis Alberto, attenzione, è tutto pronto? Luis Alberto, la sventaglia in area, Ronaldo resta lì! Poi attenzione Ronaldo perché può far ripartire l'azione offensiva da parte della Juventus! E dai Rabiot, mamma mia, santo il cielo, dimmi! Che numero! Attenzione qui Ronaldo, c'è la partenza da parte di Douglas, dai che te lo mangi, attenzione Douglas, Douglas che converge, Douglas da quella parte, il tocco in, no, ma dai, ma come si fa a fasti sbagli, santo il cielo ancora, e poi Luis Alberto, il cambio di gioco sempre solito, che rottura le scatole questi cambi di gioco con i due quinti, attenzione Milinkovic Savic va in pressing, Adrien Rabiot, no, e calcio di punizione, dice l'arbitro, e calcio di punizione, intanto siamo al minuto 58, tra poco cominceremo ad intervenire con le nostre sostituzioni, ecco qua, viene fischiato fallo, Rabiot si lamenta giustamente, ma l'arbitro nipponico è vero, è irremovibile, calcio, dove vai? No, no, non mi abbandonare, dai, attenzione, Luis Alberto la mette dentro, colpo di testa, poi Parolo, il tocco dentro, Immobile, attenzione, il club cross, mamma mia, Caicedo va vicinissimo all'incrocio dei pali, la Lazio che sta profondendo il massimo sforzo per cercare di riaprire questa partita, rivediamo qui, cross di Johnny, mamma mia, Caicedo che va non tanto lontano. Allora, che minuto siamo? Siamo al 59. Sarri a questo momento farebbe i primi cambi, li facciamo anche noi. Allora, facciamo così: mettiamo Matuidi per Pjanic, perché questo è il cambio che farebbe Sarri, ecco qua, buttiamo dentro e facciamo questo lavoro qua, e poi buttiamo dentro anche il Pipa Higuain, mettiamo il Pipa Higuain per Paulino Dybala, direi, facciamo questo cambio perché all'ora di gioco questo è il cambio, possiamo fare anche un cambio qui dietro, mettiamo anche Danilo per Alex Sandro, facciamo queste tre sostituzioni, il primo blocco, poi ci teniamo le ultime due per dopo, perché come sapete i cambi, i cinque cambi vanno espletati in tre blocchi. Ma durante la partita, dimmi, sempre i cambi? Perché i cambi servono, perché i giocatori si stancano, Franciscus, ripartiamo da Szczęsny, la palla in profondità, attenzione Ronaldo, la spizza bene per il Pipa, che però qui non riesce, allora Bastos, il tocco per Luis Felipe, a cercare Parolo, alla larga il pallone su Johnny, non riesce ad intervenire Rabiot, la palla poi a cercare da quest'altra parte Lazzari, il pressing, la palla messa dentro, attenzione Milinkovic Savic in area di rigore, Savic dentro Caicedo che viene benissimo, viene pressato dai nostri, esatto, dai nostri marcatori, Danilo, il tocco a cercare Bonucci,
per Matthijs, la palla poi a cercare Rabiot. Rabiot mette in movimento Douglas, Douglas che può convergere, Douglas che può diventare The Flash, Douglas che converge, Douglas che arriva, Douglas di sinistro, traversa e poi Higuain non riesce, porca miseria, dimmi. Ha dato una, qui ha tirato una schicchera, rivediamo, mamma mia, palo, e poi Higuain che qui non riesce a ribadire il tap-in, grande azione in solitaria di Douglas, alla flash proprio, esattamente, alla flash. Correva subito, faceva gol. Calcio d'angolo per la Juventus, lo batte, sì, ma Douglas, Matuidi che batte un corner, mi fa un po' scago. Allora noi mandiamo a battere, e Douglas, mandiamo a battere questo calcio d'angolo per la Juventus, attenzione, è pronto Douglas, la palla che arriva, resta lì, non riesce ad intervenire, poi la prende Rabiot, viene spostato, il tocco indietro, dovrebbe, è ancora calcio d'angolo, ferma tutto perché è ancora calcio d'angolo per noi, 67 sul cronometro, sempre Matuidi, ma chi te l'ha detto? Mandiamo sempre Douglas alla battuta del calcio d'angolo perché Ronaldo mi serve in area, attenzione, va Douglas, la palla arriva, non riesce ancora il colpo di testa, allora chi c'è qua? Chi c'è lì? Non c'è nessuno lì, Cazzarola sbregola, attenzione qua, cerca di intervenire, poi il tocco, Parolo, la palla sporcata, messa qui, indietro va Ronaldo, sul fondo Chris, rivediamo, ci ho provato Franciscus, ecco qua, subito Higuain per Cristiano, vediamo, mamma mia sta palla va fuori. Sì, ma io voglio il capello vaporose di Cristiano. Basta con il ciuccetto. Dovete fare il capello vaporose. Esatto, riparte la Lazio. La palla in profondità. Il colpo di testa da parte di Matthijs. Allora, il lavoro qui a cercare ancora Caicedo, il tocco laterale per Lazzari, va in pressing, Danilo viene uccellato, attenzione, perché poi qui esce ottimamente il Blaise Matuidi, ma c'è calcio, no, c'è punizione per noi, calcio di punizione per la Juve, fallo di, chi era? Luis Alberto, vediamo, allora c'è l'anticipo, no, fallo di Lazzari, rivediamo. Sì, poi punizione per noi, perfetto. La giochiamo sempre in profondità sul Ronaldo. Ronaldo che qui viene anticipato. Attenzione a Cerbi. Il tocco a cercare Milinkovic Savic. Il pallone verso Matuidi. Il pressing di Matuidi su Lazzari. Il pallone poi a cercare Bastos. Il giro palla da parte della Lazio a Cerbi. La sventagliata da quella parte. Non può andare sempre bene però il cambio di gioco, difatti qui lo sbagliano. Allora, 74. Facciamo le ultime due situazioni. Allora, non ne ha più Bentancur. Aspetta, perché qui faccio questa roba. Metto Rabiot davanti alla difesa e butto dentro Ramsey, Aaron Ramsey al posto di Bentancur. E poi butto dentro Demiral per Matthijs. Guarda un po' che ti dico. Butto dentro Demiral per Matthijs. Ultimi due cambi per la Juve. Eccoli qua. Facciamo fare 15-16 minuti anche a Demiral che è rientrato dal suo lungo infortunio e poi Quadradone, il tocco per proprio Demiral, allora Quadradone mette in movimento Douglas che qui la gioca bene per Aaron Ramsey, la palla qui Ramsey però me la scazza clamorosamente, proprio un passaggio da Ramsey potremmo dire e poi attenzione, la palla a cercare Johnny, va in pressing, bravo Aaron, poi Quadradone, qui Adrien Rabiot per Matuidi, il passaggio indietro Demiral, il tocco per Quadradone che vuole la corsa da parte di Douglas, attenzione qui Douglas che cerca di intervenire, non riesce, Luis Alberto, riparte la Lazio, il pallone verso Johnny, il pressing ottimo da parte di Rabiot che fa valere il fisico ma poi la perde, allora ancora Rabiot che va in pressing ma qui commette fallo, calcio di punizione, l'arbitro irremovibile nella sua decisione, andiamo a rivedere, vediamo un po'.
Ecco qua, boh, per me questi non sono mai falli, però ci atteniamo a ciò che PES decide, il nostro Deus Ex Machina ludico. Attenzione, qui la palla viene messa dentro, colpo di testa da parte del Blaise. Allora possiamo ripartire col Pipa Higuain che cerca Ronaldo, non passa il pallone, troppo spocchiosi qui. Attenzione Caicedo, il tocco indietro, Lazzari, Lazzari la mette dentro per Caicedo, Caicedo, Bonucci, e Caicedo commette fallo su Bonucci in anticipo. Calcio di punizione per noi. Qui invece mi va bene. Rivediamo, ma qui Bonny anticipa nettamente, Caicedo lo sposta. Calcio di punizione per la Juve. La battiamo sempre con Szczęsny, la buttiamo in profondità. Ecco qua la palla che arriva sempre nella disponibilità di Cristiano, che va a fare a sportellate. La recupera Rabiot. Il tocco per Matuidi. Ancora una palla persa malamente, porco Diaz, mi pare proprio di vedere la Juve di adesso. Attenzione Lazzari, Lazzari, ottimo il lavoro qui da parte di Danilo, che poi mette in movimento Cristiano, Cristiano per Matuidi, Matuidi mette in movimento Higuain, Higuain ancora dentro per Matuidi. Attenzione il Blaise, in area di rigore il Blaise converge, il tocco indietro, Higuain, la palla per Rabiot, un giro palla infinito da parte della Juventus, poi Ramsey mette in movimento Quadradone che sfida Lukaku, Quadradone lo supera, Quadradone, il cross, la palla che arriva, la palla che viene ribattuta, poi Ramsey che tenta questa roba, da dove te ne esci con questa roba Ramsey, che mi sembri proprio te, quello vero, cazzarola, fa la rovesciata dal limite, guardate che fa qua, ma cos'è questa scazzo, va bene via, andiamo avanti, via via, non lo voglio rivedere più, un secondo tempo di chiara marca laziale. Ma la Juve che ha preso un palo clamoroso con Douglas, colpo di testa qui che non riesce a Bonucci, allora Lazzari la può tenere, il pressing, la palla che sbatte su Danilo, 88, è la Juve che conduce 2-0, quello che conta, vincere, l'unica cosa che conta contro la Lazio. Ottimo qui il lavoro da parte di Rabiot, allora attenzione perché può partire Douglas, attenzione Douglas, Douglas Costa, 3-0 Juve al minuto 89 con Acerbi sconsolato sul palo. The Flash colpisce, colpisce Dybala, colpisce Ronaldo, colpisce Douglas, la DDR in questo pronostico PES. Qui Douglas entra in area, destro imprendibile per Strakosia, 3-0 Juve figlioli. Strakosia, rivediamo ancora il lavoro del Pipa, una Juventus che nel secondo tempo ha controllato, ha disinnescato la Lazio e poi colpisce negli ultimi istanti di partita con Douglas Costa, manco a dirlo, firmerei con il mio sangue, con un litro del mio sangue per questo risultato lunedì sera contro la Lazio. Riparte la Lazio con Acerbi, il tocco a cercare, poi vediamo il lavoro laterale verso Lazzari, la palla in profondità, il pallone verso Lukaku, il pressing tentato da Quadradone, scivola Ramsey, poi qui Ramsey sposta Luis Alberto, attenzione qua il lavoro da parte di Rabiot, ancora calcio di punizione per la Lazio, Rabiot che sta cercando in tutti i modi di farsi ammonire in questo pronostico PES, mi sembra, dai andiamo, andiamo avanti, andiamo avanti. Cataldi che qui chiedeva il pallone, poi il fallo, attenzione, è pronto Luis Alberto, va Luis Alberto e c'è l'1-3 della Lazio su calcio di punizione con Luis Alberto. Juventus 3 Lazio 1, esultano Lazio 1, Luis Alberto che chiama i compagni a centrocampo, calcio di punizione, sì, calcio di punizione, qui Quadrado che addirittura disturba Szczęsny, credo che se non avessi messo, ecco guardate, guardate quello che qui ho messo, Quadrado praticamente su Szczęsny e Quadrado lo ha disturbato, forse Szczęsny quella palla l'avrebbe presa e quindi ecco qua è finito anche il file, cazzarola, giro palla fino alla fine ragazzi, giro palla fino alla fine, Bonucci, Szczęsny,
e finisce qui, come sempre, fratelli e sorelle. Like se vi è piaciuto questo pronostico, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Ci vediamo domani sera con il video post gara, live reaction ovviamente arriverà martedì, e come sempre fino alla fine vamos Juve, vincere contro la Lazio è l'unica cosa che conta. Ciao a tutti, a domani.